Buonasera, stasera super acquisti per la casa, shabby chic marino. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, io qua non so dove più infilarmi la roba perché ho cose dappertutto, infatti cercherò di appoggiarle senza far troppa confusione e come al solito io devo fare confusione. Sono stata da Epicasa, non l'Epicasa però che io ho più vicino di tutti, ma quello dove andavo prima che aprisse quello che ho più vicino di tutti circa un annetto fa, un annetto e mezzo fa, forse due, lì sono sempre più forniti, non so perché, e avevano questo reparto, diciamo shabby marino, che voi avete visto insomma come sto arredando un pochino il camper, ma comunque è una cosa che mi piace molto anche nei giardini a me, nelle case. E quindi insomma siamo andati lì oggi e c'erano due stand interi pieni di queste cose, tutte quante scontatissime. Abbiamo speso un totale di tutto quello che vedrete. Io vorrei dirvi i prezzi, ma poi mi confondo. Abbiamo comprato queste, abbiamo speso un totale di 26,42 euro, comprando veramente di tutto. Alla fine dovremmo trovarci delle sistemazioni a queste cose, però abbiamo pensato che poi, come è successo l'anno scorso, non abbiamo più trovato quello che cercavamo e ci siamo rimasti male. La prima cosa che vi faccio vedere è una cosa che non c'entra nulla con lo shabby marino che voglio farvi vedere in questo video, ma sempre da comunque Epicasa ho preso, e sono questi contenitori pagati 1,29 euro l'uno, che io userò per, io li uso per le cipre, blush, cose varie, per sistemare il make up. Si possono usare per mille cose, per qui ci sono spazzole, qui ci sono forchette, set cucito, utensili, attrezzi, è un portaoggetti, porta matite, un po' quello che volete, pagati 1,29 euro, alla facciata di Muji che costa un'infinità di soldi e è molto cattivo perché è molto caro. Poi passiamo adesso al vero Schwabi. Questo che vi farò vedere l'ho visto, l'ho pagato più di 4 euro. Ora, io è inutile che sto tutte le volte a guardare lo scontrino che mi viene l'ansia. Dovete sapere che noi quando eravamo in Gia Marina, passeggiando per il centro di Gia Marina, abbiamo visto un albergo che aveva al di fuori, dove c'era comunque, c'erano i tavolini, c'erano delle siepi dove, che delimitavano lo spazio dell'albergo, aveva fuori questi salvagenti, tutti in legno bianco e azzurro, con delle corde, e su questi salvagenti c'era scritto il nome dell'hotel. A me questa cosa è piaciuta tantissimo, avrei voluto farne uno, dicevo con Claudio, con il nome del nostro camper che noi chiamiamo crosta, per cui oggi quando abbiamo visto questo siamo impazziti letteralmente. Era l'ultimo, infatti non è perfettissimo perché ha qualche sbavatura, però va bene, vabbè, questa è colla o comunque pittura, dipende, però lo shabby è un po' così. Questa è un'inquadratura spettacolare, non so se buongiorno. Comunque, vabbè, lo faccio così perché devo farlo così per forza. Vedete, welcome on board, cioè praticamente benvenuti a bordo. Si appende così. Noi lo vogliamo appendere alla porta del camper in modo tale che quando lo apriamo, dovunque noi siamo, si veda questa cosa. Qualcuno ha chiesto a mio marito cosa facciamo quando andiamo in montagna, dato che il nostro camper interno l'abbiamo fatto a tema marino. Beh, pazienza, porteremo il mare in montagna, non importa, ma a noi piace così. E quindi ha questa rete qua di fianco, con questi pesciolini e questa piccola conchiglia, è comunque fatto in una specie di gomma piuma, però io l'ho trovato delizioso, veramente delizioso. Poi anche qui vado a caso, mio marito ha intenzione di togliere tutti i, abbiamo diversi di questi appesi quando saliamo le scale del camper di fianco, praticamente appena si sale sulla sinistra, vuole toglierli tutti e mettere questo non so cosa sia, penso lo scontrino del bancomat. Qui vedete c'è la scritta beach dove ci si può infilare delle cose, qui ci si mettono le chiavi, infatti c'è scritto keys e c'è questa attaccata a questa conchiglia in legno, sono tutti fatti in legno e anche questo penso di averlo pagato. Allora, l'appendino salvagente non è vero, quadretto bacca, appendino pesce, bacheca portachiavi tre posti, 2,99 euro, quindi pagata veramente pochissimo, erano in sconto come vi dicevo. Poi questo, The beach is my happy place, cioè la spiaggia è il mio posto felice. Come vedete è fatto tipo come il fondo di una barca con quest'ancora. Non è tutto disegnato, quest'ancora è attaccata, è un altro pezzo attaccato. Questo ho pagato veramente pochissimo, 4,99
Quadretto tavola da surf deve essere questo qua, 1,79 euro, cioè quindi anche qui veramente pagato pochissimo. Noi questi li vogliamo comunque attaccare con il silicone nei vari sportelli. Adesso vedrete altre cose. Comunque piano pianino ci troveremo sistemazioni. Intanto ci siamo accaparrati quello che volevamo. Poi un portatovaglioli fatto così. Noi abbiamo scelto questo a faro che, come vedete, ha intorno le conchiglie attaccate. Noi abbiamo scelto questo qui a faro, vi dicevo, ma c'era anche con l'ancora, con la barchetta e non ricordo più con che cosa. Cioè, secondo me sono veramente deliziosi. Questo portatovaglioli, portatovaglioli marino. 1,19 euro, cioè quindi veramente te li regalavano. Poi anche questo, che è un altro denominato appendino salvagente, 1,19 euro. Questo è veramente delizioso, ma delizioso veramente. Eccolo qua. Welcome Myrtle Beach. Cioè, guardate com'è fatto, io vi prego, com'è fatto bene. Con questi pesciolini, è tutto di legno, eh? Pesciolini addirittura con la faccina. Qui ci sono delle minuscole conchigliette, delle altre conchiglie qui, colorato di questo colore, comunque lo stesso identico colore che ho io nel camper. Anche questo è stupendo e ci troverò un posto di sicuro, perché è veramente bellissimo. Io me ne sono innamorata di questo. Cioè, 1 euro e, ve l'ho appena finito di dire, mi sono già scordata, 1,79 euro, no, 1,19 euro, cioè praticamente anche qui ce lo regalavano. Poi questa, un'ancoretta con scritto Beach, con anche qui attaccate delle decorazioni varie. Questa pagata veramente pochissimo. Appendino ancora, 1,19 euro. Abbiamo preso 4 di questi pesci fatti così, con diverse decorazioni. Adesso vengono fuori e ve li farò vedere. Pagati 59 centesimi l'uno, praticamente ce li hanno regalati pure questi, cioè una roba veramente assurda. Poi abbiamo preso questo Life is good at the beach, cioè la vita è bella in spiaggia, splendido direi, anche questo con l'ancora e tutte, insomma, queste decorazioni che lo rendono veramente carino. Questo è stato pagato, bacheca, tre posti, 2,99 euro, credo. Ah no, scusate, questi penso che li abbiamo pagati 79 centesimi l'uno, mi sono sbagliata, ne ho presi due. Poi abbiamo preso 4 di questi, con la stessa scritta: The secret to living a good life is living it along the coast. Cioè, boh, il segreto di vivere una lunga vita è vivere a lungo la costa, una cosa del genere, credo. Questo pesce, questa sorta di lisca di pesce, pagata 59 centesimi, ne abbiamo presi due di questo colore che vi sto facendo vedere adesso e due di quest'altro un po' più chiaro. Questi andranno appesi comunque negli sportelli, attaccati, abbiamo intenzione di attaccarli. E ultima cosa, che l'ho presa, ma non la porterò in camper perché comunque non è per il camper, nel senso che è un portaoggetti, praticamente pagato 4 euro qualcosa, insieme al salvagente, la cosa che abbiamo pagato di più. Questo però lo metterò credo in giardino o in casa da qualche parte, ma io me ne sono follemente innamorata perché io ho visto questo stessa tipologia di oggetto in grande, cioè fatto con una barca vera, una barchetta vera, ed era diventata una libreria barra portaoggetti, e sto parlando di questo. Voi ditemi se non è una meraviglia mai vista, cioè questa corda così, che poi insomma sembra veramente qua appesa, qui diciamo che quello che avevo visto io in grande aveva le mensole dove ci si potevano appoggiare degli oggetti, ed è stata proprio tagliata una delle due punte della barca in modo tale che la libreria potesse stare ferma ed era stata dipinta. Infatti io me ne sono talmente tanto innamorata che sto, cioè, quasi pensando di cercare di farmelo io in casa, una cosa del genere, e quindi me la sono presa perché mi è piaciuta tantissimo. Questa si può appendere, infatti io credo che la appenderò da qualche parte in casa, perché comunque è comunque nello stile di casa mia, anche se ha qualche colore, ma proprio una cosa leggera.
qui diverso da quelli di casa mia, però ci sta comunque molto bene ed è un oggetto che ricorda un pochino il mare, tanto caro comunque anche a mio marito. I nostri acquisti sono finiti qui, io spero vi siano piaciuti. Se avete un happy casa vicino, provate ad andare a vedere, anche se so che non hanno in tutti i posti le stesse cose, però queste cose che ho acquistato secondo me sono veramente bellissime. Io e mio marito eravamo eccitatissimi oggi, quasi troppo. Io adesso vi saluto, vi ringrazio. Come sempre spero di avervi tenuto tantissima compagnia come voi fate con me. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!